Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video e soprattutto in questo nuovo format. Faccio una breve introduzione a quello che è questo nuovo format, che arriverà una o due volte al mese. Il tempo a disposizione per parlare di questo argomento sarà di 3 minuti. È un tempo breve che ho deciso io per riassumere dei concetti e per raccontarvi qualcosa in poco tempo, anche perché oggi tutti quanti vanno di fretta, quindi tutti quanti vogliono conoscere ed avere pareri ed opinioni abbastanza velocemente. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e facciamo partire il tempo. Questo video è dedicato a chi oggi comincia a far montaggio nel 2018, ma secondo me è una regola che vale anche a chi ha cominciato nel 2017-2016. Sono una serie di consigli che possono aiutarvi nel cominciare ad apprendere quest'arte. Esattamente, parliamo di un'arte, l'arte del montaggio. Il montaggio è una delle arti del cinema, come esiste la regia, la direzione della fotografia, la sceneggiatura, tant'è che il montaggio ha un suo premio in tutti i maggiori festival. Parliamo di Davide Donatello in Italia, parliamo degli Oscar, in qualsiasi premio di maggior livello esiste il premio al montaggio. Cosa serve oggi per fare montaggio video? Ok, allora, 40 anni fa quello che si utilizzava erano delle macchine che lavoravano in pellicola, tipo queste qui. Questo qua è un taglierino per pellicola, dove si metteva, non so, qua veniva utilizzato nel cinema per preparare i rulli di visione, si mettevano le due pellicole, così qua si premeva, tac, e si tagliava la pellicola, si mettevano una accanto all'altro, si metteva il nastro adesivo e si incollavano le varie scene una all'altra. Oggi invece siamo tutti quanti più fortunati, special modo chi ha cominciato oggi è più fortunato perché c'è un mondo enorme di conoscenze online che permette di poter cominciare a lavorare al mondo del montaggio in una maniera molto più semplice anche di quando ho cominciato io. Ma questo video è rivolto a chi sta cominciando, quindi vuole studiare, cominciare, capire a quale software, su quale software deve basarsi. 10 anni fa avrei fatto una domanda: che cosa ci devi fare col montaggio? Se devi fare cinema, devi fare spot, devi fare video delle vacanze. Oggi tutti i software sono adatti a fare tutto, ma bensì è una questione di gusto e a pelle. Tutti quelli che sono partiti con Final Cut Pro è perché all'epoca hanno cominciato a lavorare con i Mac, che era considerato l'hardware per gli artisti e per chi faceva questo mestiere. Si ritrovavano un ottimo software di editing che era Final Cut Pro. Premiere ha la stessa complessità di Avid, che ha la stessa complessità di Final Cut. L'unica cosa che differenzia i tre software, nomino i tre software principali, ma ce ne sono tanti altri per il montaggio che non sto a nominare, e il modo di lavoro, l'approccio al lavoro, l'approccio di lavoro in timeline. Final Cut e Premiere sono molto simili, Avid invece ha un lavoro in timeline completamente diverso, tant'è che non si utilizza praticamente mai il mouse, ma si utilizzano i comandi da tastiera per fare qualsiasi operazione. La concezione deriva da quello che era il montaggio analogico che si faceva con le macchine. Invece con Premiere e Final Cut le nuove generazioni sono abituate a lavorare di mouse con il drag and drop, trascina, chiudi, taglia, trim, tutte operazioni tutte che si fanno molto più velocemente. Quindi a te cosa consiglio per cominciare? Prima di tutto capire che cos'è il montaggio, guardare tantissimi film, guardare tantissima televisione e capire la realtà del montaggio che va a prescindere dal software. Se impari a montare, lo impari a fare con Final Cut, con Premiere, con Avid. L'unica differenza è dove trovare gli stessi comandi, perché poi il montaggio è un'arte. E l'arte, come sappiamo, se vuoi dipingere un quadro, lo puoi fare con la matita, con la penna o con i pennelli. Esistono tantissimi libri di montaggio di esperti montatori e non solo, leggere anche libri di registi che parlano delle loro esperienze e di come loro costruiscono le storie, perché essere montatori significa anche avere la visione della storia. Tante volte il regista ha la visione della storia, gira il film, ma poi è il montatore quello che crea il ritmo, il dinamismo all'interno di una storia. E un montatore può distruggere un bel film o può recuperare un bruttissimo film. Sto parlando di film, ma il concetto si estende a qualsiasi tipologia di lavoro, da spot pubblicitario, commerciale, un corporate, anche l'editing di un matrimonio. Il concetto è sempre lo stesso: può essere un gran filmmaker e un cattivo montatore, quindi il video sarà brutto. Puoi essere un pessimo filmmaker, ma ad essere un grande montatore e quindi tirar fuori i prodotti che spacca. Infine, il sunto del tutto il discorso è che per fare i montatori dovete imparare a montare, a prescindere dal software che utilizzate, e che l'abito non fa il monaco, e voi dovete imparare a fare i monaci con qualsiasi tipo di abito.